15 febbraio del 1944, quasi 1500 anni di storia, di cultura e di monachesimo saranno spazzati via in ragione di convenzioni che alla fine si riveleranno del tutto errate. Non c'erano i tedeschi nel monastero, non c'erano osservatori, non c'era artiglieria, non c'era niente. C'erano invece una manciata di monaci e un migliaio di sfollati. Quelli sì che c'erano. Non c'erano invece i tesori artistici, i libri e i manoscritti antichi, gli ori e gli argenti portati via qualche mese prima in una controversa operazione di salvataggio. Personalmente ho sempre visto quella distruzione come immotivata, a maggior ragione, dati i suoi esiti, che portarono più vantaggi ai difensori che agli attaccanti. Anche alcuni generali alleati sconsigliarono di colpire l'abbazia prima di tutti, Case, comandante del secondo corpo statunitense, e Juin, comandante del corpo di spedizione francese. Clark, la prima donna della quinta armata americana, adottò invece la condotta che gli riusciva meglio, fuggire le responsabilità e far decidere qualcun altro. Immotivata quella distruzione, dicevo, ma inevitabile, date le condizioni che si erano venute a creare sul campo di battaglia. Un assalto per assicurarsi la percorribilità della via Casilina era appena fallito sanguinosamente sul rapido. I francesi ad est erano stati fermati sul Monte Belvedere e da lì non potevano più andare avanti. Nella parte costiera a ovest, i britannici, dopo qualche promettente successo, erano fermi. Rimaneva la città di Cassino. Prendere di petto il fianco delle difese urbane e contemporaneamente tentare di prendere il monastero alle spalle. Il piano era forse l'unico perseguibile in quel momento e se si segue una mappa della zona di operazioni probabilmente non era neanche male. Purtroppo però il generale che avrebbe comandato il tutto riportò le impressioni dei suoi soldati in attesa dietro le linee. Quell'enorme costruzione lassù, su quella collina, sembrava spiare ogni movimento nella vallata sottostante e nella città. I soldati stessi apparivano intimiditi come se mille occhi li spiassero ad ogni più piccolo movimento. In effetti la zona prossima a Cassino non era propriamente un luogo salubre in cui muoversi. Ogni piccolo spostamento, anche solo di un pugno di soldati, comportava l'arrivo di salve di artiglieria e di mortai. Tutti pensavano che quegli occhi tanto temuti stessero al riparo del monastero, in realtà non era così. Gli osservatori tedeschi erano altrove, sulle balze adiacenti e in primis sul irraggiungibile Monte Cairo. Ma questo lo diciamo oggi con il senso di poi. Allora non esistevano i droni, i satelliti e i mezzi di ricognizione che ci sono oggi. Non c'era la possibilità di inviare ricognizioni oltre le linee e le informazioni date da pochi civili che riuscivano a filtrare pericolosamente verso gli alleati erano scarse e contrastanti. E così questo generale, che rispondeva al nome di Bernard Cyril Freyberg, chiese ed ottenne il bombardamento del monastero di Monte Cassino. Non tra poche perplessità da parte di chi gli stava sopra nella catena di comando, ma egli ne fece una condizio sine qua non e alla fine l'autorizzazione fu data. Il bombardamento ci fu, ma paradossalmente la divisione che doveva attaccare non fu informata e quando si mosse, ore e ore più tardi, ormai i tedeschi tenevano le rovine di Monte Cassino e tutte le quote attive. Non accade nulla quindi, l'attacco fallì, gli alleati non presero il Cassino e non presero neanche ciò che rimaneva dall'abbazia. Tutto da rifare.